Ecco, entra nel suo santo tempio il Signore, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Egli siede per fondere e purificare i figli di Giuda, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possono offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Signore, tu entri nel tuo santo tempio, l'angelo dell'alleanza. Tu vieni per purificare il tuo popolo, per raffinarlo, perché esso purificato possa offrire a te l'ostia santa e immacolata, come i tempi antichi, l'ostia monda. Signore, siamo proprio entrati nell'avvento. Tu stai venendo qui in mezzo a noi e noi ci purifichiamo col tuo Santo Spirito, ci purifichiamo da tutti i nostri peccati per accoglierti, Re e Salvatore. Vieni, Signore Gesù, vieni in mezzo a noi, vieni a bruciare i nostri peccati, vieni a fondere, vieni a lavare, perché tutto Israele qui presente, purificato, ti posso offrire un sacrificio di lode. Vieni, o Spirito di Dio, brucia il mio peccato, lava le mie ferite, disperdi al vento tutte le scorie, perché io possa diventare un'ostia pura e monda davanti al Signore, perché possa diventare una dimora dove scenda il Cristo Signore. Vieni, o Spirito di Dio, vieni, noi ti desideriamo, ti invochiamo. Anina yare la mia rayona Mia rayone guarana Mia rinia mai una yare la yola yare yama Ma yara no yo yo re no shira no shira yare la yana mina no yare Na yuera ni mano yo Yari rini amayu yana simi ano si arashto Scopri, Signore, le mie piaghe Scopri l'intimo dei cuori Da fino al fondo Purificami, Signore Svuotami, o Signore Rendimi puro e immacolato Yorani moni no shimoni re Yari ni ano shikara du La yerwa ni na yorana Aspergimo, Signore, e sarò bianco come la neve. Lamiamo, Signore, purificami da tutte le mie colpe. Ecco, su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi da ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. O Dio, Creatore, che nell'acqua e nello Spirito hai dato forma e volta all'uomo e all'universo, purifica e benedici il tuo popolo. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che dal petto squarciato sulla croce hai fatto scaturire il sacramento della nostra salvezza. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito Santo, che dal grembo battesimale della Chiesa ci hai fatto rinascere come creature nuove. Purifica il tuo popolo, Signore.
O Dio che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signore, in questo giorno memoriale, benedici il tuo popolo e ravvivi in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del Santo Battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido che io non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici, chiunque speri in te non resti deluso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Un momento di silenzio. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e inghiottì tutti. Così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Parola del Signore. Tempo dell'Avvento è il tempo dell'attesa del Signore che viene a visitarci. È Dio che viene a visitare il suo popolo, è Dio che viene a visitare ciascuno di noi. Noi attendiamo Gesù, è la nascita storica di Gesù, che si ripete liturgicamente ogni anno, e poiché la liturgia è l'attuazione del mistero, è come se nascesse per noi proprio a Natale, perché il mistero di Cristo che nasce, come di Cristo che risorge, è un mistero permanente, appartiene all'eternità, dove non c'è tempo. Ma Gesù viene nel tempo, viene a salvarci, viene a visitarci, viene a stare con noi. Ci prepariamo così
nella liturgia alla venuta del Signore, quella che attesero i profeti e i patriarchi per tanto tempo, quella che preannunciò Dio tanti secoli prima, quella che alimentarono i profeti di secolo in secolo. Finalmente i cieli si spaccano, nel silenzio della notte scende il Verbo di Dio nel grembo di una vergine, e l'autore del cielo e della terra, il creatore del mondo, scende in mezzo a noi, scende in mezzo agli uomini, prende la dimora sulla terra e dà alla storia un nuovo corso. Sarà la storia di Dio con l'uomo. Gesù è venuto a Betlehem a visitare il suo popolo, è venuto per insegnarci la via della giustizia, della santità, è venuto per sacrificare se stesso sulla croce, liberarci dal peccato e riammetterci nell'amicizia di Dio. È venuto a sgomberare l'impedimento della relazione tra noi e Dio, è venuto a farci figli di Dio e a stabilire un rapporto di amore e di vita con Dio. Ecco la venuta storica di Cristo. Ma nel Vangelo si parla di un'altra venuta, l'ultima venuta del Salvatore. È una venuta personale ed è una venuta universale. Egli verrà nell'ultimo giorno. Per noi l'ultimo giorno è il giorno della morte, ossia del passaggio da una condizione a un'altra condizione, perché la vita non muore, la vita continua. Mutano le condizioni di vita, ma la vita non viene tolta. Ed è il Signore che viene a prenderci e a trasportarci da una condizione di vita a un'altra condizione di vita. E Dio verrà anche per tutti nell'ultimo giorno della storia, quando i cieli si apriranno e il Figlio dell'uomo verrà con gli angeli santi a giudicare tutti, a giudicarci sulla morte. Della misericordia. Venite benedetti del Padre mio a possedere il regno che vi è stato preparato fin dalla costituzione del mondo. Sono le parole che Cristo rivolgerà ai giusti nell'ultimo giorno, ed essi saliranno in cielo con Cristo Signore, e non ci saranno più venute, perché Dio sarà con noi per sempre. Tra la venuta storica di Cristo e la venuta escatologica di Cristo si collocano tutte le altre venute. Ci sono venute intermedie e sono quelle che ci interessano per la nostra vita. Ci sono venute silenziose e venute traumatiche. Ci sono le venute traumatiche, le visite improvvise del Signore. Dice Gesù: come fu ai tempi di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano, bevevano, prendevano mogli e mariti, si divertivano. Noè entrò nell'arca e tutti videro che entrava nell'arca, ma non si curarono quando all'improvviso il cielo s'oscura, le acque del cielo
e le acque dell'abisso sommergono la terra e il diluvio all'improvviso. Cioè la venuta di Dio traumatica è quella che succede all'improvviso, quella che noi non ci aspettiamo, quella a cui non ci possiamo preparare perché il tempo e l'ora ci sfuggono. E per questo che dobbiamo sempre essere preparati, sempre pronti per questa venuta traumatica che può succedere da un momento all'altro nell'arco della storia. L'attacco alle due torri di Manhattan, l'attacco al Pentagono, fu un evento straordinario, non se l'aspettavano e perirono tante e tante persone. E così avviene nelle venute traumatiche del Signore, venute che interessano l'umanità, ma che possono interessare ciascuno di noi. La morte è una venuta del Signore, una disgrazia è una venuta del Signore. Dobbiamo essere sempre pronti a queste venute che non possiamo prevedere, sono improvvise, sono perciò traumatiche, ma sono venute che si succedono nella storia e debbono tenerci sempre attenti, vigilanti, perché possono succedere da un minuto all'altro. Ma poi ci sono le venute silenziose del Signore, le venute quotidiane del Signore, il Signore che è venuto, il Signore che verrà, il Signore che viene nei grandi eventi. Questo Signore viene a visitarci ogni giorno. E che noi non attendiamo tanto alla venuta quotidiana del Signore. C'è una venuta eucaristica, per esempio. Gesù viene ogni giorno su questo altare per diventare nostro cibo, nostra bevanda e sostenerci nel cammino. C'è una venuta mistica che viene dentro di noi. Gesù viene a visitarci, è la luce di Dio che penetra in noi, è la grazia di Dio che penetra in noi, è il Figlio di Dio che scende mediante il suo Spirito dentro di noi e segna una venuta di Dio nel cuore dell'uomo, nella vita dell'uomo. Quante venute del Signore intermedie, venute traumatiche e venute silenziose, a cui dobbiamo essere sempre pronti, perché il Signore viene, viene per salvarci. Il tempo dell'avvento serve per svegliarci dal sonno. Spesso noi ci addormentiamo o siamo occupati in tante altre cose, come al tempo di Noè. Mangiavano, bevevano, si divertivano. Il meno che pensavano era il diluvio, e il diluvio venne. Come venne per Sodoma e Gomorra, mangiavano, bevevano, si divertivano, e il fuoco scese dal cielo e divorò le città. Noi mangiamo e beviamo, siamo sicuri, all'improvviso una caduta, un incidente, e noi moriamo. Dobbiamo essere sempre pronti, vigilanti, e stare attenti alle venute intermedie del Signore, quelle silenziose, sono quelle che ci preparano alla venuta definitiva del Signore. Ecco perché il Signore ci dice: vegliate, vegliate nella notte. Il Figlio di Dio verrà, verrà a visitarvi. Beati coloro che saranno trovati pronti alla venuta del Signore. E allora, fratelli e sorelle, questa mattina, iniziando il periodo dell'Avvento, svegliamoci dal sonno e mettiamoci nel clima dell'attesa. Cos'è il clima dell'attesa? Quando noi attendiamo
un personaggio che deve venire, prepariamo la casa, ci prepariamo noi all'incontro. Quando si attende in una casa un bambino che deve nascere, tutto si prepara, si è in clima di attesa, tutti proiettati verso questo evento. Quando si preparano le nozze, si è tutti in attesa, il padre, la madre, la sposa, lo sposo, tutti in attesa, ossia c'è la proiezione dell'uomo verso questo evento. Il Signore ci dice: state in attesa e vegliate. Il tempo dell'avvento deve risvegliare in noi questo clima dell'attesa, essere sempre in attesa del Signore che viene, perché è venuto e verrà. Egli è venuto nel passato, egli verrà nel futuro, ma egli viene ogni giorno a visitarci. Apriamo gli occhi, accogliamo il Signore che viene. Il Signore viene a salvarci. Il Signore è il Signore della nostra vita. Facciamo sì che egli ci trovi sempre pronti ad accoglierlo, ad abbracciarlo. Ecco, a momenti ci sarà una venuta del Signore in mezzo a noi, la venuta eucaristica. Cristo nascerà nelle mani del sacerdote come nel grembo di Maria. Il sacerdote lo porgerà a noi: ecco il figlio di Dio che è venuto, nutritevi di lui, mangiate il suo corpo, bevete il suo sangue e avrete la vita. Lo Spirito Santo che scese nel grembo di Maria sta scendendo su di noi, su questo altare. Investirà il sacerdote, gli metterà in bocca le parole di Cristo consacratorie, e Gesù sarà presente su questo altare e poi verrà sotto la forma del pane consacrato dentro di noi. È lo stesso Dio che è venuto a Betlehem, è lo stesso Dio che verrà nell'ultimo giorno. È il Dio che viene ogni giorno, è Lui che ci prepara, è Lui che viene a risiedere poi dentro il nostro cuore. È la venuta mistica di Cristo, quella, diciamo, permanente. Cristo viene continuamente dentro di noi, è il Padre che lo genera dentro di noi. Fratelli e sorelle, abbiamo dimestichezze con questo mistero, il quale deve intridere tutta la nostra vita e renderla santa, perché la nostra vita si innesti con la vita del Signore e noi possiamo essere i figli di Dio. Amen. Spirito, yari yare re la re re ma yare na yu yo ali ni ni na yera na yo ya yara ni mi na ancora yo yari ni manu ayari na yu ya yara re na yo yari ni ni ancora tu yo lo shi shi yara ali ni ni ayo yen so ko Yadarini miano yayerene Viarini anayo yayo shoryo I miei occhi sono sui vostri bambini Sui vostri nati sono i miei occhi Ed io vi benedico Yuririni monni nagi mashankore te Yadarini miano yonkara yenti shoryo Rani che mai ue nani un rani e muru Yala ramina yo ye guayana yo yo sho yo yo Raya dia mia nonia nina la soni
orina io e sarana la maiena ru ani carenti da tu. Ci sono 5 bambini, 3 sono presenti, 2 assenti. Signore, dice questa parola, mi ha detto il Signore, certo guarirai. Grazie Signore, perché tu vuoi dare un segno a queste mamme che attendono la guarigione dei propri bambini. Signore, prende 3 bambini presenti, disegna con il crisma della guarigione, e 2 bambini assenti che però implorano in questo momento la grazia di Dio, anch'essi vengono guariti. Alleluia. Alleluia. Il Signore dice a una donna, affidati totalmente a me e io salverò la tua famiglia. Grazie. Abbiamo fatto la colletta per il digiuno. Il digiuno è stato gradito molto a Dio. Il Signore ha fatto capire che ha gradito il digiuno della gente, perché è stato un digiuno sentito e compiuto con fedeltà al Signore. Abbiamo raccolto così l'offerta del digiuno, che è molto gradita a Dio, perché quel denaro che avete sottratto alla vostra bocca è stato offerto al Signore per i poveri. Gli spiccioli, tutti gli spiccioli metallici che ancora non abbiamo contato, per cui tutta la moneta così cartacea è 3.500.000. Ringraziamo sentitamente ciascuno di voi, è un'offerta preziosa agli occhi di Dio, benediciamo il Signore, e questo gesto sarà ripetuto almeno una volta durante questo avvento, non tanto per i soldi quanto perché questo digiuno è gradito al Signore e attira tante grazie da parte di Dio. Tanto vi ringraziamo e useremo questo denaro unicamente per i poveri, che sono tanti, bussano alle nostre porte e i quali noi anche diamo da mangiare così durante la settimana. Che il Signore vi benedica, gradisca il vostro sacrificio e vi ricolmi di grazia, ricordando che chi dà al Signore riceverà il centuplo in questa vita e nell'altra. Amen. Signore, prendila,
e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, io sono dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria e gloria del tuo nome, per il bene nostro. Accogli, Signore, il pane e il vino, doni della tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi pegno di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In altri i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e innalzare te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose. Tu ci hai nascosto il giorno e l'ora in cui Cristo tuo figlio, Signore giudice della storia, apparirà sulle nubi del cielo, rivestite di potenza e di splendore. In quel giorno tremendo e glorioso passerà il mondo presente e sorgeranno cieli nuovi e terra nuova. Ora egli viene incontro a noi in ogni uomo e in ogni tempo, perché lo accogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanime l'inno della tua gloria. Di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Tutti facciamo quel canto. Mistero della fede. L'attesa della sua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendela perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterli a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, mettiamo così le mani a formare una catena e invochiamo il Padre del Cielo, ringraziandolo che ci manda il suo Figlio e pregando che la venuta del suo Figlio sia salvezza per noi e che il suo Figlio un giorno ci riconduca alla casa del Padre per vedere il suo volto. Thank you.
Signore da tutti i mali, ognuno identifichi i mali da cui in particolare vuole essere liberato. Liberaci, oh Signore, da ogni male, dal male che più grava su di noi, che noi più sentiamo in questo momento e di cui vogliamo essere alleggeriti. Concede la pace ai nostri giorni, la pace interiore, la pace familiare, la pace sociale. E fa che con l'aiuto della tua misericordia siamo sempre liberi dal peccato, che è la radice di ogni male, la calamita di tutte le calamità. Fa che siamo sicuri da ogni turbamento, da ogni angoscia, da ogni paura, perché ci sei tu nella nostra vita. Fa che attendiamo te, fa che attendiamo che si compia la beata speranza e che venga in mezzo a noi il nostro Signore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di secoli. Adesso la preghiera del bacio. E la preghiera sacra della comunione tra i figli di Dio deve essere una preghiera sincera, perché davanti a Dio noi diciamo che vogliamo vivere in pace gli uni con gli altri nell'amore del Signore. È una preghiera in cui c'è poi un gesto, è il gesto sacro che deve mantenere la sua sacralità, e la comunione, la comunicazione al fratello che Dio lo ama. È una notizia che diamo con questo gesto al fratello: Dio ti ama e ti perdono. Io ti porto la pace del Signore con questo gesto di pace, con questo bacio di amore. Non è un gesto profano, non è l'abbraccio profano, ma è un gesto sacro che deve avere il suo significato e deve mantenere sempre la sua illibatezza, perché abbia valore di segno di una realtà spirituale che viene comunicata. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Datevi il segno della pace divina. Siamo un sol corpo, col cuore ti ringraziamo, col cuore ti ringraziamo. Stringici insieme, Signore, con forze che non possa rompersi. Stringici insieme, insieme.
pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Thank you.
Rendiamo la partecipazione a questo sacramento che a noi peregrini sulla terra rivela l'essenza cristiana della vita, ci sostenga Signore nel nostro cammino e ci guida in vene eterne per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, vi dia pace, gioia e serenità, e vi dia la grazia di adorare colui che è venuto a visitarci in questo momento e siede in mezzo a noi nell'Eucaristia. Signore Gesù, sei venuto a visitarci, sei venuto a prenderci con te nel cammino di ritorno. Noi siamo partiti dall'Eden col primo Adamo, siamo venuti in questo mondo, ci siamo allontanati immensamente da te, ti abbiamo ignorato e tu hai mandato il tuo figlio, il figlio che aveva promesso al nostro progenitore, e nelle pienezze dei tempi egli è apparso in mezzo a noi. E con lui, nuovo Adamo, incomincia il cammino di ritorno all'Eden, come abbiamo recitato nell'ultima preghiera. Un cammino di ritorno a te, o Padre, Signore, Padre del cielo e della terra, che ci ha inviato il tuo figlio, noi ti ringraziamo e vogliamo unirci a lui, stringerci attorno a lui per iniziare il cammino di ritorno a te. Creatore del cielo e della terra, ti sei fatto bambino e adesso con quest'ostia hai smesso la veste di uomo e di Dio, ti sei vestito di pane. Sotto le specie di questo pane ci sei tu, creatore del cielo e della terra, redentore nostro. O portento della tua infinita potenza, perché soltanto Dio può operare questo. O portento di un'infinita sapienza, o portento di un infinito amore, soltanto la tua sapienza poteva escogitare la maniera per rendersi presente agli uomini. Soltanto il tuo amore ti ha portato qui a dimorare in quest'ostia per essere presente agli uomini. O Gesù, noi ti adoriamo in quest'ostia e in tutte le ostie del mondo in cui tu ti rendi presente. O Gesù, vogliamo stringerti attorno a te, ti proclamiamo Signore e vogliamo iniziare con te il cammino di ritorno al Padre. L'Eden è stato chiuso, ma adesso è stato riaperto e ci attende. Gesù, tu sei venuto a prenderci. Sarà un cammino lungo il nostro,
attraverso le vie di questa vita, ma un giorno tu ci introdurrai nell'Eden celeste, dove c'è un trono per te e un trono anche per ciascuno di noi. Tu dicesti: nella casa di mio padre ci sono molti posti, se non ci fossero molti posti me l'avrei detto, ci sono posti a non finire, ed io vengo a prendervi con me per un lungo viaggio, una lunga crociera, e poi vi porterò nella casa di mio padre, dove berremo insieme il vino della felicità. Unitevi a me, riconoscetemi come il vostro Salvatore, unitevi a me e camminiamo insieme verso l'eternità. Sì, o Signore Gesù, in questo momento noi ci uniamo a te con vincoli di amore, con vincoli che non si possono rompere, con vincoli vitali, e vogliamo camminare con te verso l'eternità. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Ritorniamo al Signore, Egli ci ha percossi ed Egli ci guarirà. Venite e conoscete quanto è buono il Signore. La conoscenza di Dio riempie il nostro cuore, la nostra vita. Saliamo tutti al Signore, Egli ci guiderà alla terra promessa. Conversiamoci a Lui con tutto il cuore, riconosciamo che il Signore è Dio, che Lui è il nostro Salvatore, uniamoci a Lui e con Lui iniziamo il nostro cammino del ritorno all'Eden. Alleluia. Il tuo amore ci guarda. Amore, ci guarirà, il tuo amore ci guarirà.
Thank you.
Tu non dovrai più piangere, perché non sarai sola. I ali dei sciuccorono sciori, gli uomini ti hanno abbandonato, ma io non ti abbandono mai. Io sono il tuo uomo, il tuo signore. Per sette donne sole, Signore dice, io valgo più di colui che ti ha abbandonato. Io non ti abbandonerò mai. Io colmo la tua solitudine ora e per sempre. Shurini mayu mayereni oyo koyo shu shumaranayu meni nairi yari manu ye nani mayoren wayo ranu mani mayo. Io vi accompagnerò alla casa di mio padre, unitevi a me, non sarà tolto un capello dal vostro capo, perché io sono con voi. Murini a lui allora non sarò. Siate benedetti da me, dal Padre mio, io mando il mio spirito, lo soffio dentro di voi, vivete, vivete. Benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto è il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe suo prestissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sabato prossimo non ci sarà la celebrazione perché è la festa dell'Immacolata, ognuno andrà nella propria parrocchia e sarà nelle proprie case. Però il giorno 5, cioè mercoledì prossimo, alle ore 20:30 nella Basilica di San Francesco ci sarà l'omaggio all'Immacolata. Ogni anno il rinnovamento nello spirito rende omaggio all'Immacolata, per cui siete tutti invitati
quelli che potete, a venire a San Francesco per rendere omaggio come corpo ecclesiale all'Immacolata alle ore 20:30, mercoledì giorno 5.